L'incontro proseguirà alla comunità di Sant'Antonio. Perché siamo qui? Siamo qui perché qui passa un confine. Questa è la ragione fondamentale del nostro essere oggi qua, ed è solo la prima tappa. Torneremo e ci presenteremo ovunque un confine si chiuda. Siamo qui perché passa un confine, e dove passa un confine c'è sofferenza. C'è sofferenza prima di tutto per le persone che oltre quel confine vorrebbero andare e che non ne hanno la libertà, sono le prime vittime del confine. C'è sofferenza per le comunità, per le città che vivono il confine come barriera, dopo che l'hanno invece conosciuto come punto di unione. Questa è la ragione per cui siamo qui e per cui abbiamo detto che non ci fermeremo a Ventimiglia. Non ci fermeremo a Ventimiglia e andremo ovunque quel principio fondamentale della nostra Costituzione, scritto a chiare lettere nell'articolo 4, il dovere della solidarietà, non può essere espresso. Mi fa un enorme piacere che siano con noi gli amici francesi, mi fa molto piacere che siano arrivati qui in tanti gli amici di Cuneo con quel treno, la Cuneo Ventimiglia Nizza, che è il treno che attraversa i confini e che doveva essere riaperto quella linea proprio per garantire la mobilità e non le divisioni, le sofferenze, le barriere, le frontiere, che sono anche nel termine fronte, questo termine militare, sono la negazione di ogni nostro principio. Queste sono le ragioni. Siamo venuti non per giudicare, siamo venuti per imparare, vogliamo sapere tutto quello che qui è stato fatto per accogliere, vogliamo sapere chi ha impedito che questa accoglienza potesse essere piena, a cominciare dal Ministero dell'Interno, da quel ministro Alfano che continua a gettare fango sulla solidarietà. Siamo qui perché nessuno si senta solo, nessun migrante si senta solo, nessuna città, nessun comune si senta solo nella pratica dell'accoglienza.